Tanto buoni per tutti ragazzi, qui è Mr. Clodark e oggi siamo qui per vedere cosa ci aspettiamo di trovare all'interno di The Evil Within. Per iniziare direi di vedere che cos'è The Evil Within. The Evil Within è il nuovo survival horror sviluppato da Tango Gameworks, pubblicato da Bethesda Softworks e in arrivo il 17 ottobre in Europa per PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e PC. La storia inizia quando il detective Sebastian Castellanos, arrivato su una scena del crimine, viene attaccato da una forza misteriosa che lo tramortisce fino a fargli perdere conoscenza. Ripresi i sensi, Sebastian si sveglierà in un luogo dove ogni aberrazione vaga in libertà, finendo col perdere anche il suo amico caduto preda della follia. Cominciamo da ciò che abbiamo potuto vedere tramite la demo mostrata al Gamescom 2014 e alle 3 2014, in quanto entrambe presentavano sempre la stessa porzione di gioco. La demo iniziava nel bel mezzo di un'area aperta, ma dopo pochi minuti ci ritroveremo all'interno di questa magione, dove il nostro obiettivo sarà quello di aprire una porta blindata. Per farlo non serviranno esplosivi o marchi ingegni simili, ma dovremo semplicemente attivare tre meccanismi risolvendone i relativi enigmi, tutti studiati per essere più macabri possibili e che vedremo meglio tra poco. Ovviamente lungo il percorso non mancano mostri, trappole e sorprese intriganti. Per fortuna i creatori hanno pensato di bene di non mettere enigmi in cui bisogna perdere ore e ore per procedere, ma, almeno nella demo mostratoci, ci verranno forniti indizi chiari per arrivare alla soluzione. Nel caso sopracitato si trattava di delle registrazioni che spiegavano con quale punto del cervello dovevamo andare a interagire. Infatti i tre enigmi che ci trovavamo davanti erano rappresentati da tre cervelli sparsi in giro per la mappa con cui dovevamo interagire per stimolare determinate zone. Passando poi alla difficoltà del gioco, come era presumibile ci saranno diversi livelli di difficoltà, caratterizzati da nemici più ostici, vita minore, proiettili oggetti sparsi con maggiore o minore frequenza e così via. Spendendo qualche altra parola sulla difficoltà, gli intenti dei creatori sono abbastanza chiari. Se sei un giocatore interessato solo alla storia e all'ambientazione horror, sarà possibile procedere spediti senza grossi problemi. Se invece si cerca una vera sfida, la difficoltà più alta è riuscire a offrirla, permettendo così al giocatore di migliorare il suo stile di gioco fino a raggiungere il superamento della zona, dando così soddisfazioni tipiche degli hardcore. Passando poi alla grafica, si arriva sul tasto più dolente. Infatti The Evil Within non sembra nemmeno avvicinarsi ai suoi colleghi di Next Gen, colpa di uno scarso sviluppo in questo senso e a un filtro stile pellicola che sembra volerne nascondere i difetti più grossolani. Detto ciò, passiamo a qualche informazione fuori demo, ossia elementi rivelati dagli sviluppatori che ci aspettiamo di trovare nel gioco. Partiamo dalla campagna, la quale avrà una durata compresa tra le 15 e le 20 ore di gioco. Ovviamente questo range di tempo sarà influenzato da come giocheremo, da quanto tempo dedicheremo all'esplorazione e, ovviamente, dalla difficoltà di gioco scelta. Arrivando al tema dei DLC, anche Devil Within avrà i suoi, con annesso Season Pass. Per il momento sono previsti 3 DLC ottenibili tramite quest'ultimo al prezzo di $19,99. All'interno del primo DLC vestiremo i panni del custode con l'obiettivo di completare una sadica collezione. Con il secondo e il terzo vedremo Mooly Kidman, la partner di Sebastian, la quale ci condurrà verso terre immerse nella follia e nell'oscurità. Infine, concludiamo con due chicche. La prima è quella secondo cui The Evil Within sarà censurato in Giappone per avere una classificazione meno restrittiva. Infatti, per poterlo diffondere maggiormente, hanno modificato alcuni elementi del gioco in modo da portare il gioco da 18+ a 17+. Inoltre è stato anche rivelato che tramite il Gore Mode DLC, anche gli utenti nipponici potranno giocare con la stessa violenza del resto del mondo. La seconda chicca invece è quella secondo cui all'interno della Day One Edition, oltre alla copertina ufficiale, troveremo una seconda copertina scelta dagli utenti. Infatti gli utenti hanno potuto votare direttamente sul sito di Bethesda tra tre copertine secondarie. Il sondaggio si è concluso con la vittoria dell'immagine dell'ospedale psichiatrico. In conclusione possiamo dire che sicuramente The Evil Within è un titolo interessante che consigliamo agli amanti del genere. Per chi ha giocato Last of Us ritroverà all'interno del gioco alcune meccaniche molto simili, specialmente per quanto riguarda l'utilizzo delle armi e il ritrovo degli oggetti. Per quanto riguarda il lato horror sicuramente si trovano momenti di suspense e intuizioni interessanti, ma osservando nel totale sembra tradire un po' le aspettative, specialmente considerando il lavoro di un maestro dell'horror come Shinji Mikami. In ogni caso, ciò che è stato mostrato, come abbiamo già detto, è stata solo una demo parziale del gioco, per cui è ancora presto per dare un parere finale. Detto ciò ragazzi, vi invito a lasciare un bel like e un commento per farci sapere cosa ne pensate, e noi ci vediamo in un prossimo video.